Ma quanto sarebbe bello tornare indietro nel tempo e scattare qualche foto con la Polaroid 1000. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Oggi affronto un argomento completamente diverso dal solito. Infatti qui ho la macchina fotografica degli anni 70 più facile del mondo, la Polaroid 1000. Si inseriva dentro il caricatore con le pellicole, la macchina faceva uscire il coperchio del caricatore e si era pronti per fare il primo scatto. Ecco fatto. E se riesco a toglierla di qui, me la faccio anche vedere. Eccola, si sta già sviluppando. E queste erano le Polaroid, foto istantanee talmente famose che solo il nome Polaroid era diventato sinonimo di foto istantanea stessa. E giustamente voi direte: guarda che questa roba esiste anche oggi, si può comprare, si possono comprare le pellicole, si possono scattare le foto istantanee, che cacchio ci stai a raccontare? E siamo proprio sicuri che sia la stessa cosa? No, non lo è, perché la Polaroid di oggi non è la Polaroid di quel tempo. La Polaroid vera è fallita nel 2001 e nel 2008 ha smesso di fare le pellicole per macchine istantanee. Quelle che esistono oggi sono della Impossible Project, che è un'azienda che ha acquisito nel 2008 tutti i macchinari per fare le pellicole, ma non le formule originali per crearle, come dicono loro stessi in questo video. The machines were in parts, the formulas lost, supplies out of business, Jan had lost his keys. E quindi sono dovuti partire da zero, creando delle pellicole che purtroppo non sono paragonabili a quelle originali, in quanto alcuni componenti chimici non si possono più usare perché sono ritenuti nocivi. Queste che vedete qui invece sono pellicole originali che ho scattato io quando ero piccolo, e qua giù potete vedere due esempi. Questo l'ho scattato fuori in piena luce, questo l'ho scattato in casa davanti al monitor dell'Amiga 2000. E sono scattate con la stessa pellicola, solo che una l'ho scattata in pieno giorno e l'altra l'ho scattata praticamente al buio, e sono venute perfette. E questa è la macchina fotografica che ha scattato le fotografie a quel tempo, la Polaroid 1000. E in questo video voglio provare ad utilizzare i film della Impossible Project, che adesso si fa chiamare Polaroid, per vedere se veramente oggi questa si può utilizzare come negli anni 70. La vedo dura. Anche perché questa macchina adotta una tecnologia per niente banale, anzi quasi magica. Ha una lente in plastica a fuoco fisso, un esposimetro rudimentale, un mirino galileiano che a volergli bene fa schifo, e dentro è praticamente vuota, cioè le batterie dove sono? Eppure dopo lo scatto la foto usciva e si sviluppava da sola, in piena luce. Vi siete mai chiesti come faceva a funzionare? No, perché veramente il fatto che funzionasse con questi presupposti era veramente magia. Comunque anch'io ero curioso di sapere come funzionava e ho trovato questa videocassetta della Polaroid che dentro contiene lo spiegone di come funziona la sua tecnologia. La Polaroid 1000 è una macchina istantanea semplicissima da utilizzare e viene alimentata da una batteria che si trova dentro al pacco delle foto e che fornisce 6 volt necessari all'elettronica che controlla tutto il funzionamento della macchina fotografica. La Polaroid 1000, a dispetto della sua semplicità esteriore, nasconde al suo interno una complessa circuitazione composta da più di 200 transistor e altrettanti resistori. Questi circuiti integrati, ultra miniaturizzati, prendono il controllo degli eventi non appena viene premuto il pulsante di scatto rosso. Il primo segnale attiva un solenoide che apre l'otturatore dell'obiettivo, mentre la luce ambiente passa attraverso la lente dell'esposimetro e colpisce il fotodiodo montato sulla scheda del circuito principale. Le lame dell'otturatore continuano a rimanere aperte fino a quando il fotodiodo non accumula abbastanza tensione da innescare la chiusura dell'otturatore stesso. La foto riceve in questo modo la giusta esposizione. Ora che lo scatto è completo, un motore attiva il treno di ingranaggi che sposta in avanti la pellicola e la fa passare fra due rulli che distribuiscono i reagenti di sviluppo fra gli strati fotosensibili della foto. Se vi chiedete da dove saltano fuori, questi reagenti sono contenuti in 3 serbatoi celati alla base della pellicola. Il contatore avanza di un passo e la macchina è pronta per il prossimo scatto. La pellicola esposta, una volta fuori dalla macchina, è protetta dai reagenti di sviluppo. La pellicola ha uno spessore di circa 0,2 mm, di cui 2/3 sono la copertura esterna in plastica trasparente e il retro nero che impedisce l'esposizione delle altre pellicole durante lo scatto. Partendo dal basso,
troviamo i tre strati sensibili al colore, ognuno associato ad uno strato di colore complementare per lo sviluppo. Grazie ai reagenti di sviluppo, i colori complementari non esposti migreranno verso la pellicola trasparente esterna, formando l'immagine positiva. Il processo richiede 3 minuti per ottenere un'immagine visibile, ma lo sviluppo completo si otterrà dopo circa 10 minuti. Alla fine del processo si otterrà un'immagine luminosa, dai colori brillanti e metallizzati. Più o meno, non esageriamo. Figata, eh? Ecco perché ho inventato il VHS. Sì, però datti anche un po' in una calmata, Non vorrei che questo video fosse un po' troppo serio. Quindi tutta la magia accade proprio quando la foto esce dalla macchina e passa attraverso questi due rulli. Mentre la foto esce, i reagenti chimici vengono schiacciati e spalmati proprio sulla superficie della foto. E contemporaneamente vedete questa specie di tendina che viene fuori insieme alla foto. Si chiama lingua di rana. Bleh. E protegge la foto nei primi istanti in cui esce fuori dalla macchina, in modo che non prenda luce prima che i reagenti chimici abbiano fatto il loro lavoro. Non è che ci sia un granché qui dentro, La lente in plastica a focale fissa, il mirino galileiano che dovrebbe venire via così, il tasto di scatto che su alcune polaroid è verde, qua giù dentro ci sono vari contatti che forse conviene pulire, e qua sotto c'è il motore che fa avanzare tutta la meccanica. Ci sono due piccole clip in questo punto qua, che vanno staccate. Dovrebbe venire fuori ora. Eccola! No, l'ho aperta, è la prima volta che vedo una ossa del genere. E quindi qua sotto possiamo vedere com'è fatta dentro. Non c'è niente, c'è solo uno specchio. Lo specchio che riflette l'immagine dall'obiettivo sopra la pellicola che si trova in questo punto qui. E questi sono i contatti per la batteria. Batteria che si trova nel caricatore, eccola qui. Reinserisco dentro al caricatore un attimo questo. Farò una prova assolutamente stupida. Vediamo se funziona. Ho bloccato a metà strada, porca miseria. Ah, non riparte più. Ad ogni modo, tutto viene mosso tramite questo piccolo motore che ha una serie di ingranaggi. Quello più grande è questo qua giù, che fa avanzare il rullo e fa avanzare anche questa levetta che dalla parte di qua prende solo una foto e la spinge fuori. Qua c'è un albero a camme che attiva questi contatti in modo sequenziale. E qui ci sarebbe tutto il meccanismo dell'otturatore, che però non riesco a far funzionare, non la vorrei rompere. Forse riesco a fare una ripresa rallentatore del funzionamento dell'otturatore. Sono pronto per girare lo slow motion del funzionamento della Polaroid 1000 con i faretti scifotto! Ok, do il via al telefono, una parola. Boia, ganso, no, lo voglio fare anch'io, de! No, ma questo video è mio, e Allora, la macchina l'ho pulita tutta, dentro ho pulito anche lo specchio, delicatamente, e non c'era niente che non funzionasse. Invece voglio andare a smontare la batteria di qui dentro. Questo dovrebbe uscire tutto così. E questa qui sotto è la batteria. Guarda che figata! Qui c'è proprio scritto Polaroid. Ma io qui ho anche un caricatore di quando la Impossible si chiamava proprio Impossible. Vediamo questo. Anche questo dovrebbe venire via così. C'è scritto sopra Impossible. Vediamo quanta carica è rimasta in questa della Polaroid. 5,8 volt. E in questa del 2011? 1,3 volt. Queste batterie devono durare giusto il tempo di scattare 8 foto, quindi non devono essere molto potenti. E vediamo cosa c'è dentro. Ma queste sono due batterie ricaricabili. E probabilmente non c'è neanche un circuito. No, non c'è neanche il circuito di protezione. Vediamo queste, secondo me sono uguali identiche. Se inciccio una batteria... sì! Ma non sono completamente uguali. Hanno aggiunto una sorta di protezione, probabilmente per delle correnti inverse, visto che c'è un solenoide, un motore, chi lo sa. Allora, qui ho anche un flash che si attacca qui sopra. Questo va a batterie. Vediamo se funziona. Non sento nessun rumore. Fai vedere. Sì, funziona! Meno male non me lo sono sparaflesciato, Dio sì! Ho un altro caricatore che avevo usato tempo fa per fare delle prove.
Vediamo un pochino. Qua dietro la spia lampeggia. Vediamo se funziona. Fenomenale. Ok, posso fare qualche prova col primo rullino. Le prime due le ho scattate qui nel bunker con il flash. Poi ne ho scattata una allo schermo dell'Amiga 2000, usando la stessa immagine che avevo utilizzato in questa foto. Non vi dico, per trovarla ho dovuto guardare tutti i dischetti che c'avevo dell'Amiga 2000. E sono anche ritornato dove scattai queste foto. E ho cercato di scattarle più o meno dallo stesso punto, però era impossibile perché oggi è cambiato tutto. Comunque, vediamo come sono venute quelle nuove. Una schifezza totale. Proprio no. Non c'è il minimo confronto. Di queste ne ho scattate più di una, e infatti questa qua giù è venuta completamente bianca. Queste sono venute più o meno come la prima, e di questa ne ho scattata una sola perché ho visto che tanto non c'era verso. Queste invece le ho scattate qui nel bunker con il flash. Questa è venuta più scura, questa è venuta un po' più chiara, e questa qui è quella che è venuta meglio di tutte. Poi ne ho scattata una sempre con il flash a uno dei miei gatti, e questa è venuta troppo chiara. E poi c'è quella che ho scattata allo schermo dell'Amiga 2000. Sarà venuta tipo questa qui? Ta-da! Nemmeno per idea proprio, quindi ne ho scattata un'altra che però è venuta praticamente uguale. E poi ho scattato questa qui. Questa è un'immagine HAM, Hold and Modify. Un'altra cosa che salta agli occhi è il nero. Questo è molto più profondo rispetto a quelle nuove. Ma uno dei problemi delle nuove pellicole è che quando escono dalla macchina fotografica possono prendere luce, a differenza di quelle originali che proprio non avevano questo problema. E quindi mi sono costruito un accessorio, una scatola che si infila sul frontale della macchina fotografica in modo tale che quando le foto escono dalla macchina rimangono al buio. Per fare delle foto in esterni questo qui sicuramente serve. Se volete provare anche voi a stamparlo, qui sotto nella descrizione del video trovate il file STL. Ma la Polaroid 1000 non era fatta per i fotografi, era per la gente normale che la domenica andava in gita, se la portava dietro e faceva le foto. E allora sono andato in gita anche io. Ma ti inquadro come? Ma lo so, ma voi... Me inquadrami! Ah, così, gratis! Ma ora sono troppo curiosa, Sta venendo! È venuto! Dai! Non l'aprire, non l'aprire! Prova, dai, si prova! Ah, un rumore, sembra chissà cosa! Questa è venuta scura. Levala subito. Levala, vai. Oddio. Non sono mica venute poi così male le foto. Questa è la prima che ho fatto. Non si può paragonare come qualità alle vere Polaroid, però non fa neanche così schifo. Questa è la seconda, al gigante. È un pelino sovraesposta, però non è male. E poi questa qui, una di quelle che sono venute meglio, che sembrava scura all'inizio però effettivamente non lo è, più che altro i colori vanno tutti sul viola. E questa che ho rifatto con l'esposimetro un pochino più aperto invece è venuta praticamente bianca. Mia figlia si vede abbastanza, però tutto il resto dietro non c'è. E poi questa qui sono io in pieno sole, questa l'ho scattata con l'esposimetro tutto chiuso, ma come vedete non è bastato perché praticamente non mi si vede. E poi questa, quella che mi è venuta meglio in assoluto. Il problema principale di queste pellicole è il forte contrasto tra chiaro e scuro. I bianchi vengono molto sparati e le zone d'ombra vengono completamente nere, come si può vedere in quest'altra foto, dove praticamente tutta la zona in luce è venuta bianca e la zona in ombra è venuta nera. Tutte queste foto le ho scattate con questo qui applicato alla macchina in modo che non prendessero luce. Poi ne abbiamo fatta una senza questo, ovvero questa qui. E il risultato è stato... Ta-ta! Una cagata totale. Cioè, ha preso completamente luce. L'abbiamo scattata nello stesso posto di questa qui. Questa l'ho scattata utilizzando il mio coperchio e questa l'ho scattata senza. Quindi non l'ho pensata male, per fare le foto in piena luce questo qui sicuramente aiuta. E poi ne ho fatte altre due tanto per provare, questa l'ho fatta con il flash e l'ho sparaflesciata in faccia al gatto e questa l'ho fatta in esterno. E devo dire che questa qui non è venuta poi tanto male. Ha quel gusto vintage di foto antica, non lo so perché. Invece questa qui sarebbe venuta bene se non fosse che il gatto è scappato a tutta velocità e è venuto sfocato. Quindi sì, ci siamo divertiti, le fotografie sono venute in qualche modo, anche se non sono perfette, però utilizzare la Polaroid 1000 con queste nuove pellicole è abbastanza difficoltoso. E quindi, mio parere personale, no, non è possibile utilizzarla come si faceva negli anni 80. È un oggetto che appartiene a quell'epoca, lo possiamo utilizzare ancora oggi, però non è la stessa cosa.
E questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, mi è costato veramente una valanga di tempo, di lavoro, di ricerche, di impegno, è stata una roba incredibile, ma ci tenevo veramente tanto a farlo perché volevo resuscitare la Polaroid e comunque sia, la userò sicuramente. E mi raccomando, non andate a cercare il VHS della Polaroid perché questa l'ho fatta io, il VHS non esiste, e vi posso garantire che mettere insieme quel video non è stato assolutamente facile. Comunque, spero di ritrovarvi qui al prossimo video e nel frattempo mi raccomando, restate sani.